Mancherà Pompetti per squalifica, ma Gaetano Teri può tirare un sospiro di sollievo in vista della partita decisiva che il Pescara disputerà a Lucca. Pontisso sta bene e al Porta Elisa ci sarà. Regolarmente a disposizione anche Memushai, in deciso miglioramento. Le condizioni di Drudi al centro della difesa tornerà in grosso. Nella rifinitura di domani Auteri scioglierà proprio il nodo legato all'esperto centrale romagnolo. In caso non venga rischiato toccherà di nuovo a Illanes. In mediana Diambò è il candidato principale alla sostituzione di Pompetti. Con lui Pontisso e Derisio. Memushai e Nzita pronti a subentrare in caso di necessità. In avanti Rauti resta favorito su Dursi, poi Clemenza e Franco Ferrari in vantaggio su Cernigoi. Il bomber biancazzurro, che in passato ha già giocato e segnato al Porta Elisa, è conscio delle difficoltà del match, ma vuole assolutamente i tre punti. Comunque, come ha detto lei, è un campaccio, loro sanno giocare lì, tante delle grandi hanno perso lì perché praticamente loro giocando sempre lì, conoscendo tutto, è dura. Però come ho detto prima faremo del nostro meglio, sappiamo le nostre qualità, le nostre forze, quindi andremo là a vincere a tutti i costi. Una vittoria per sfruttare lo sconto diretto tra Cesena ed Entella e regalarsi ancora delle possibilità di terzo posto, un percorso che è stato rallentato dagli ultimi due pareggi, soprattutto quello col Pontedera che ha lasciato l'amaro in bocca, ma è necessario ripartire. È molto rammarico perché erano partite che potevamo vincere tranquillamente come questa che è successo pochi giorni fa. Però ti dico, la squadra ha reagito, sta lavorando e è più carica che mai, come sempre. Sappiamo le nostre qualità, che giocatori abbiamo, quindi per quello non mogliamo di testa né di gambe. Sul fronte lucchese è difficile il recupero di Semprini, Fedato e Papini. Rodriguez è in ritardo di condizione. In difesa Baldan contende una maglia a Corsinelli. Da valutare Minala alle prese con un piccolo fastidio muscolare, ma dovrebbe farcela. Nel caso giocherà con Collodel e uno tra Frigerio e Visconti. Davanti Ruggero e Belloni a supporto di Nanni.